Venerdì 20 dicembre, Diario Azzurro, ospite Renato Locco, Buonasera, cronista di buongiorno. vecchia stampo, di vecchia, che da un Vecchia po' di stampa. tempo, si è accanito a parlare di calcio. Sì, no, accanito. Conduttore del calcio uguale per tutti, suo onore. No, accanito proprio no, sempre, del resto mi conosci, sai che io ci vedo sempre uscito di calcio anche quando tu eri caposervizio del Roma. Renato, io e Renato E io siamo venivo sullo mandato. stesso pezzo di legno attaccati disperatamente, non alla stessa Comunque, barra. io a nome della redazione, diciamo, ti rivolgo gli auguri perché so che oggi sei. Oggi è San Oggi Liberato, oggi proprio. festeggiamo io il lungomare più celebre del mondo. Perfetto. Ti Allora dici, ringrazio. Allora, vorresti. come la vedi questa situazione del Napoli? Dopodomani finalmente si torna in campo, dopo la sconfitta col Parma, il sorteggio malefico con il Barcellona, che Vabbè, praticamente dovevamo uscire, usciamo contro il Barcellona. vabbè, però beccavamo il Valencia, l'Ipsia ci avevamo Appunto, ma giocato. dovevamo uscire, Tu quindi. dici che uscire col No, Barcellona è non meglio voglio, uscire con la... no, non voglio, io sono sempre stato ottimista e auguro sempre il bene alla maglia azzurra. Diciamo che un po' di delusione, un po' di amarezza c'è perché No, diciamo che siamo ancora. a Barcellona hanno fatto i salti di gioia Certo. dopo il sorteggio con Napoli, non perché il Napoli fosse la squadra più debole No, della perché seconda fascia, venivano ma perché chi gioca col Napoli agli ottavi di vince finale poi l'Europa, vince la esatto. Champions. Però c'è anche da dire che il Barcellona, il giocatore del Barcellona ha espresso subito gradimento per Napoli perché così possono venire a visitare la città aperta al turismo internazionale, Ma quindi. una cosa mi viene in mente, adesso ci saranno sicuramente, ci sono stati già nei giorni scorsi, messi nel tempio di Maradona. Vogliamo dirlo a chi non ha mai visto Maradona che il paragone non si può proprio fare, cioè stiamo parlando di due galassie parallele, due universi, manco due galassie, due universi paralleli, non si Vabbè, ma incontreranno mai. È un universo in cui c'è Maradona e nell'altro sì, universo un ma universo è di uno, calciatori. no, vabbè, ma si intende un onore giocare dove ha giocato Maradona, in quel ex cesso che il nostro caro presidente aveva così Stavamo parlando di definito. calcio, non parlando del presidente del Napoli. Perché di cosa volevi parlare? Di calcio. E di Stavamo parlando di Messi e Maradona, chi non parliamo vogliamo parlare? del Allora, io comunque, presidente. Comunque noi dobbiamo sai, parlare del Napoli, ragazzi, assolutamente. e quindi la benissimo. Allora, tu sai, io ti voglio bene, siamo amici da oltre Come dici 30 tu, anni, siamo. siamo sulla stessa asse di legno. Galleggia, Era la che incominciata con l'hanno. una barca, un galeone, Adesso è un'asse di legno. è diventato un asse di legno alla quale, che diciamo, pende dalla tua parte, che tu sei un poco più robusto di me. Però, diciamo, non sono d'accordo perché tu istighi, Io provo, non. no, istighi proprio i tifosi a parlare male di Ancelotti. Io Chi è scusi, chi è? Ancelotti, Ma non è quello che stava prima, che io sto cercando di rimuovere dalla memoria perché mi crea un fastidio ma ogni no, volta ma che parlo con Napoli. guarda che non lo rimuoverai facilmente. Lo so, purtroppo. Non lo rimuoverai Ogni volta facilmente. che vedo certe cose mi ricorderò di lui. Io penso, allora, ce lo siamo detti anche domenica scorsa, guardando altre partite di Serie A, che poi ti devo dire che queste squadre cosiddette di provincia, Parma, Verona, Sassuolo, adesso Vogliamo dire che abbiamo visto insieme la partita della Roma, veramente fa schifo come gioca la Roma, vogliamo dirlo. una cosa veramente, ma io ho visto ad esempio una bellissima Fiorentina contro l'Inter che ha meritato il pareggio. Allora, ecco, queste sono le squadre che esprimono il miglior calcio secondo me in questo momento, senza grossi giocatori. Ma con giocatori che sono motivati, ma io non penso che siano gli allenatori a motivarli. Io non riesco a capire un allenatore che può motivare una persona, neanche un padre può motivare il proprio figlio. Quindi, perché se il figlio ha deciso di intraprendere una strada, imbocca una strada, sì, ti sta a sentire, ma poi alla fine percorre la sua strada. Però I l'esempio conta più delle calciatori, parole in io non certi penso casi. che Gattuso, allora, Gattuso
mi è simpatico, ma è simpatico anche se diciamo non lo ricordo positivamente, però per alcune cose passate, ma comunque diciamo è un appassionato. Io non penso che lui possa trasmettere quella stessa rabbia che aveva allenando il Milan con la stessa rabbia allenando il Napoli. Il Napoli certamente è un traguardo da raggiungere e da cui addirittura anche partire per tentare di avere una, ulteriori occasioni importanti. Dal punto di vista, torno a ripetere, secondo me il discorso è, sono tutti i calciatori. Ad esempio, io pensavo che Insigne sarebbe sceso in campo motivato, invece allora o gli manca la condizione fisica o praticamente con la testa sta altrove, ma non è soltanto, non è l'unico, credo che su Insigne che non è stato assolutamente il peggiore. No, io ho sentito pure dire, non dico il nome, che Insigne adesso è quello che fa la formazione, ma nel senso che gli è stata data la squadra in mano, gli è stato dato lo spogliatoio tra le mani, però se fosse davvero successo, però io un piccolo sospetto ce l'ho. Se fosse davvero sospeso, successo sarebbe stato un regalissimo. Insigne non ha la personalità, no, per assolutamente, né penso che però Gattuso non può diventare abbia... però non può diventare neanche il no, 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 però non penso sabato che Gattuso... il Parma c'è gente che ha giocato molto peggio di Insigne e tutti quanti andare addosso a Insigne, perché che è l'unico del Napoli che ha tirato in porta. Se andiamo a vedere anche la prestazione di Milik, tolto quel colpo di testa, non l'ha toccato. Come si chiama? Callecon e Fabian Ruiz sono stati spettatori non paganti, irritanti in alcuni gol. Koulibaly prima di farsi male, 10 secondi, 3 secondi prima di farsi male, ha regalato il primo gol alla coppia. Allora, lo stesso che non ci fossero, scusami se ti interrompo, che non ci fossero che i calciatori non ci fossero con la testa, però questo è strano, si è stato evidenziato dopo 10 e quindi significa che i calciatori probabilmente non ce l'avevano, non ce l'ho. Perché se io mi libero di un peso, no, ma se io mi libero di un peso, il presidente non mi fa pagare più le multe, c'ho un nuovo allenatore, sì, infatti devo pagare una multa per il motore. C'ho una nuova, c'ho un nuovo allenatore. Brillante. Mi può essere praticamente. Devo avere tutte le giuste motivazioni. Sono entrati in campo in 10 minuti. In 10 minuti sono entrati in campo in 10 minuti. Hanno fatto. Cioè, se prendevamo 3 gol era poco. Allora significa che non ci stanno con la testa. Poi dopo piano piano hanno recuperato. E si dovevano sentire sicuri perché c'era il 4-3-3. Torni domani e continuiamo a parlare. A domani.